The Dark Solver, stagione 2, episodio 5, finale. L'orrore di Kingsport. Audio avventura pulp per i miti di Cthulhu creati da Howard Phillips Lovecraft. Testi di Ilario Gobbi. Lettura di Libri in pillole. Il Cobra Nero avvertiva il fallimento di 25 anni di spietata risolutezza in un colpo solo. La sua città, che aveva giurato sulla memoria della defunta figlia di difendere, era diventata l'incarnazione stessa del caos sulla Terra. La nube violetta, seppur rada, permeava quasi ogni angolo di Kingsport. Dagli edifici si udivano frasi sconnesse, grida disarticolate, invocazioni a dei che nessuno in quell'angolo di mondo aveva mai conosciuto prima. Se chiudeva gli occhi, Solomon poteva avvertire cosa stava accadendo in qualsiasi luogo della città, come se egli fosse connesso alle sue viscere inorganiche. Terribili violenze di padri sulle figlie, divenute albine a causa del terrore, in onore di orripilanti globi iridescenti, pregni di sapienza proibita. Colori ignoti sulla terra che divoravano famiglie di pii credenti. L'impronta viscida di mani palmate sulle finestre, zampe squamose, intente a trascinarsi per corridoi decadenti in cerca di vittime sacrificali. L'emanazione inconcepibile del gas violetto Sngak aveva reso gli abitanti di Kingsport suggestionabili alle presenze del di fuori, che fino a quel momento erano state solo timidamente sussurrate da certi ispirati scrittori, in genere incompresi per il loro genio e ai quali solo il tempo avrebbe reso il giusto onore. Tutto ciò doveva adempiere a un preciso disegno dei grandi vecchi. Costoro si erano serviti di Zadok Korba per mettere a punto un piano di riserva di scarso valore, destinato con tutta probabilità a fallire, mentre quello principale proseguiva e andava a segno. Solomon supponeva però che quello fosse solo l'antefatto dell'inferno vero e proprio, che la follia dilagante fosse propedeutica a realizzare una devastazione ben più globale e incontrovertibile. Raccolse tutta la sua sanità mentale, protetta e amplificata da pratiche di meditazione e da segni arcani appresi durante riti innominabili, e iniziò a correre verso la più vicina centrale di polizia. Doveva scoprire su quali e quanti alleati rimasti sani di mente potesse ancora contare per salvare la città, se non la razza umana stessa. In teoria l'alba era sorta, ma la coltre di nubi violette si era sollevata creando un manto che dissipava la luce solare, facendo filtrare soltanto un tenue bagliore innaturale e fastidioso agli occhi. Mentre correva a perdifiato, una sedia sfondò la vetrata di un locale e lo mancò di stretta misura. Subito fu seguita da una manica di esaltati in preda alla furia della lotta reciproca. Tra pugni e calci si udivano rievocazioni di antiche colpe a lungo dimenticate, esternazioni di rimorsi a lungo celati, esaltazioni di angherie perpetrate con gioia. Il Cobra non sapeva come intervenire, era capace soltanto di far cantare le sue Luger, pratica che avrebbe posto fine alla vita dei cittadini, ma che non li avrebbe certo fatti rinsavire. Essi erano innocenti nella misura naturale in cui il male, l'odio e la ferocia ancestrali giacciono in ognuno di noi. Se avesse dovuto punire chiunque presentasse un lato malvagio sopito, allora non ci sarebbe stato nessuno sul pianeta che non avrebbe dovuto uccidere. Quel pugno di uomini dalle vesti stracciate e dall'aria infervorata si rivolse verso di lui. Gli lanciarono accuse di diverso tipo e si gettarono verso di lui brandendo pezzi di mobilia come armi improvvisate. Il Cobra pensò di sparare un colpo d'avvertimento prima di rendersi conto dell'inutilità del gesto, ma non prima che 8 braccia inferocite lo afferrassero e iniziassero a percuoterlo in ogni dove. Il giovane corpo di Altai era più veloce ma meno massiccio di quello di Solomon, perciò non aveva modo di contrastare l'assalto di 4 fanatici disinteressati alla propria incolumità. Morse le dita che gli ghermivano il volto, estrasse la pistola che venne prontamente rivolta verso l'alto da uno dei nemici, mentre gli altri lo prendevano a pugni e calci. Non poteva fare altro che subire la bestiale offensiva, mentre sentiva le sue costole poco a poco cedere sotto i martellanti colpi. Quello che invece gli assalitori sentirono furono i colpi degli M1 Garand che finirono in gran parte in aria, eccetto 5 che centrarono gli astiosi in altrettante parti del corpo. 3 aggressori vennero ricondotti alla ragione e batterono in ritirata.
Due feriti, come esaltati da quel dolore purificatore, indirizzarono la loro furia verso i nuovi arrivati, i quali non esitarono a stenderli definitivamente con una seconda scarica. Solomon cercò di rialzarsi dolorosamente in piedi, ma scoprì che due braccia vigorose stavano provvedendo ad aiutarlo. L'espressione dell'ispettore Thomas Malone, un misto di felicità, paura e sgomento, era impagabile. «Giuro, amico, che se lui non mi avesse spiegato la situazione, non avrei mai pensato che questo giovanotto asiatico potessi essere tu. Credevo fossi un sidekick». «Ti ha spiegato chi?» chiese il Cobra, mentre parte del sangue tornava in circolo e altra fuoriusciva dai vistosi tagli. «Gli ho raccontato che sei Kane Solomon, della mia organizzazione, il Magnum Innominandum. Non c'è più spazio per segreti e sotterfugi», enunciò la voce vigorosa di Roy Rockwell. «Se c'era qualcuno in grado di guidare la resistenza, non poteva essere altri che il prodigio di Kainsport. Fulgido esempio morale che sotto sotto Solomon detestava perché rappresentava tutto il bene che lui non avrebbe mai potuto incarnare. Stiamo raccogliendo per strada ufficiali, soldati e civili in grado di combattere. Dobbiamo portare i cittadini sani di mente al sicuro da quelli impazziti, in attesa che intervenga l'esercito. Ho la sensazione che tu abbia le informazioni che mi servono per mettere insieme i pezzi di questo delirio», dichiarò Rockwell, attendendosi una pronta risposta. Il Cobra Nero riepilogò per sommi capi le vicende che li avevano condotti a quel punto. Le espressioni dei presenti passavano dallo sbigottimento alla rabbia e alla paura più pura. «Lo sapevo che qualcosa non andava. Ecco perché l'amministrazione pubblica ci teneva a tutti i costi a mettere in cantiere un altro dirigibile dopo che il primo aveva fatto fiasco. Credevo che i miei concorrenti avessero oliato i meccanismi giusti, ma ora mi chiedo se il potere di questi grandi vecchi non arrivi fino al Dipartimento della Guerra stesso». «Quando ho reso impossibile la riunione delle due metà del caos strisciante, devono essere andati su tutte le furie. Evidentemente, questo era il piano più rischioso che erano disposti a compiere per attuare il ritorno delle profanazioni di Eldritch», aggiunse il Cobra. Non aveva nemmeno finito di parlare che una tremenda scossa sismica sconvolse tutto il circondario. I presenti caddero rovinosamente a terra, gli edifici ondeggiarono e parti di essi, lesionate dalle lotte intestine degli occupanti, iniziarono a staccarsi e a cadere a terra. Gli uomini corsero più velocemente che potevano verso l'architrave di un portone che prometteva di resistere alla scossa. Uno di loro non fu abbastanza rapido, però, e venne centrato da un balcone fatiscente che lo ridusse a uno scomposto agglomerato di ossa maciullate e di liquidi vermigli. Ma l'orrore vero, quello inconcepibile, doveva ancora avere luogo. La strada era collassata, rivelando una profonda voragine. Voragine che, a rigor di logica, avrebbe dovuto ospitare soltanto malta, tubature e strati rocciosi solidificati, ma dalla quale invece iniziava a prospettarsi un corpo roccioso che mai avrebbe dovuto esistere sulla Terra, se non in qualche landa ghiacciata dell'Antartide o in qualche arido altopiano dell'Asia centrale. Con orrore i presenti assistettero al profilo sghembo della formazione rocciosa che tenacemente si spingeva verso l'alto, squarciando il manto stradale per fare posto alla propria incalcolabile mole. La forma inesplicabile alla geometria tradizionale, il colorito siliceo a volte bruno e a volte argenteo e strane macchie nere provviste di ali sulla loro superficie resero palese nella mente del Cobra Nero la sua origine. «Non guardatelo! Non guardatelo assolutamente! Più vi convincete che è reale, più esso lo diventerà!» li scongiurò mentre li guidava lontano da quella mostruosità. «Kane, che cosa sta succedendo? Che cos'è?» domandò Rockwell con tono affannato mentre lottava per allontanare la sua attenzione da quella mostruosità ipnotica. «Quello è il Monte Kadath. Un tempo era la dimora degli dei della Terra nel mondo dei sogni, ma poi è stato occupato da Nyarlathotep. Siccome le due metà del caos strisciante di questo piano non sono più richiamabili, i grandi vecchi hanno evocato il Kadath come portale per far entrare il corrispettivo delle Dreamland di questa mostruosità». «Quindi vogliono attuare il ritorno degli antichi, rendere questo mondo il cancello da varcare per fare tornare i suoi arcaici abitatori.
concluse Rockwell mentre riprendeva fiato. «Io non capisco, non capisco! Che San Patrizio ci aiuti!» mugugnò il povero Malone, prendendosi il viso fra le mani. «Io devo far rispettare le leggi dell'uomo, ma questo è il cosmo stesso che si rivolta contro di noi! Vivevamo in una placida isola di ignoranza, non dovevamo spingerci tanto lontano! Ia, ia, ghiar, fna!» Quella scenata isterica venne interrotta da un poderoso ceffone del Cobra Nero, che riportò il poliziotto a un attimo di controllo. Anche se si sforzavano di non guardarla, i presenti avvertivano che la colonna montuosa stava prepotentemente rivendicando il proprio spazio nella nostra realtà. Scosse più deboli della prima si alternavano, dando conferma del processo in atto. «Ascoltate, probabilmente i miei fedeli della Fiamma Gialla o sono morti o si sono prostrati al cospetto di quella mostruosità. Se doveste trovarne in giro, dite loro che il Can Nero li ordina di aiutarvi a salvare i superstiti», concluse il Cobra. Lo sguardo gli cadde sul suo trapezoedro brillante che portava al dito medio della mano destra, con il quale per tanti anni aveva impresso il suo marchio satanico sul volto di malvagi peccatori. Sarebbe mai tornato a farlo? «Che cosa intendi dire? Non vieni con noi, Kane?» domandò turbato Rockwell. Solomon estrasse da un interno della giacca un artefatto simile a un disco di pietra. La superficie, erosa dall'azione di incalcolabili eoni, era costellata da scritte risalenti a un arcaico spagnolo ormai dimenticato dai più. «Questo disco di Xinayan è stato esposto al gas violetto Sngak in Oklahoma e in qualche modo ha assorbito le sue proprietà. Ritengo abbia qualche valenza nel far prevalere il piano materiale nel quale noi viviamo su quello onirico, se utilizzato da una mente esperta. Cercherò un modo nel cuore del Kadath per annullare il processo di materializzazione», rivelò, riponendo l'artefatto nella giacca. Ma una certa disillusione di fondo nella sua voce, seppur smorzata, aveva contribuito a far serpeggiare la paura nei presenti. «E tu saresti l'ultima speranza dell'umanità? Faremmo prima a bruciarci sul rogo da soli!» lo derise una voce mefistofelica alle loro spalle. Si voltarono, e in cima a un'altura che si era formata dagli stravolgimenti del manto stradale, scorsero il profilo di Zadok Korba. Non aveva più il casco Shaggai con sé. Evidentemente li aveva seguiti non appena aveva avuto modo di curare la ferita al dito alla meno peggio. Solomon estrasse rapidamente la pistola e la puntò verso il suo avversario. «Vuoi farmi già pentire di averti risparmiato?» «Vorrei che ti pentissi di avermi fatto nascere, più che altro. Ma sono in debito con te e ho un conto in sospeso con i grandi vecchi. Penso che una mano in più potrebbe far comodo ai tuoi eroici propositi. Ho sentito dire che i proiettili hanno brutti effetti collaterali su chi non è più immortale.» Ridacchiò. «Kane, io verrò con te. Se quanto ci hai raccontato è vero, non puoi fidarti di questo diavolo.» «No, Rockwell. Tu devi guidare chi ancora è legato alla propria natura umana. Se io fallirò, sarai il vascello che traghetterà l'umanità verso una nuova era. In un mondo di follia c'è più bisogno di un simbolo di speranza che di una certezza di dannazione. Grazie per tutto quanto, Roy.» Il Cobra Nero si congedò con quelle ultime parole, senza tendergli la mano o guardarlo ulteriormente. Rockwell rimase basito a guardarlo, mentre Zadok lo seguiva con aria sardonica, le mani incrociate dietro la nuca. Incendi ed esplosioni si avvertivano da ogni angolazione. Le strade erano assaltate da miriadi di fanatici, in preda ai più inconfessabili istinti. L'apparizione del Monte Kadath suscitava in chi lo guardava un'esaltazione estatica senza pari. Uomini, donne e persino bambini formavano una marea umana intenta ad ammirarlo e a pronunciare formule dal tono bestiale e minaccioso. Qualcuno reggeva picche e aste culminanti con quelli che con tutta probabilità erano arti e organi brutalmente sottratti ai legittimi proprietari. La barriera carnosa costituiva un ostacolo insormontabile e non sarebbero state certo 3 o 4 pallottole in canna a dissiparla. La mano di Zadok, posta sulla spalla del Cobra, lo distrasse da quelle considerazioni.
Ho fatto qualche colpo con il clan Graves, tanto per dimostrare che so il fatto mio. Sapevi che fanno uso di gallerie sotterranee per sfuggire alle tue amorevoli attenzioni? Gli disse indicando un tombino al bordo della strada. Nel giro di pochi minuti, facendo leva con attrezzi di fortuna ricavati da attrezzi in strada, ebbero ragione dell'ostacolo. Il puzzo che proveniva dal sottosuolo non era per niente invitante, ma a confronto dello spettacolo che si dipingeva in superficie sembrava un esaltante aroma di spezie. Il cobra nero e Zadok scesero per la cavità e iniziarono a percorrere la fognatura per raggiungere la mostruosa montagna. Le gallerie erano state profanate in modo da connettersi a preesistenti catacombe sotterranee utilizzate nei secoli precedenti da abietti culti di streghe. Sembravano vene pulsanti che alimentavano un cuore di ingordigia, cattiveria e profanità. Il sottosuolo di Kainsport era una serie di livelli cavi al servizio dei profanatori della legge e della morale. Il manto stradale perforato in più punti perlomeno lasciava entrare luce sufficiente a indirizzarli. Sai, mi stavo chiedendo, chi te lo fa fare di dannarti per salvare un'umanità tanto miserabile? 25 anni a farti il mazzo e tutto va in malora come prima. Anzi, questa guerra mondiale promette di rubarti tutto il lavoro di sterminio. Gli chiese Zadok sornione. Non sono tutti così. Mia figlia era una persona gentile che il mondo non meritava, che io non meritavo. Io sono l'incendio che spazza la gramigna per lasciare che l'erba buona possa crescere. Gli emissari dei grandi vecchi che si prendevano cura di me mi tenevano aggiornato sulle tue stragi per motivarmi a superarti. Ti immaginavo come il culmine della spietatezza umana. A guardarti ora, mi sembra che tu voglia annientare solo te stesso. Solomon stava per ribattere quando una nuova orrenda rivelazione si prospettò davanti ai loro occhi. Dalle pareti rocciose sporgevano parti umane come fuse con la materia inorganica. Torsi, piedi, intere braccia si protendevano come a voler ghermire il visitatore in un blasfemo e ripugnante abbraccio. Quelle vesti sono adepti della fiamma gialla, non è vero? Chiese il giovane che, anche se non voleva darlo a vedere, era turbato da quello scenario vomitevole. Quella cosa che sta crescendo nella terra ha una natura metafisica e come tale è accresciuta da chi le dedica la propria ragione. La fiamma gialla era protesa a realizzare il ritorno delle profanazioni di Eldritch. Devono essere giunti qui per adorarla, ma sono diventati parte stessa del suo orrore primigenio. Meno male che io e te crediamo soltanto in noi stessi, ridacchiò Zadok. Anzi, complimentiamoci anche con loro, disse Zadok indicando una spelonca che si apriva ai loro piedi. Solomon lo raggiunse e insieme scrutarono il fondo del modesto abisso che si stagliava dinanzi a loro. Si trattava di una spelonca naturale frutto in parte del normale decadimento dello scombussolato suolo e in parte preda di una forza magmatica che si districava dal cuore al centro di esso. Le pareti pulsavano come vene e allo stesso modo irroravano nella nuda roccia un icore violaceo che si mescolava ad essa distorcendola, donandole una natura incomprensibile. Qua e là si notavano altri resti umani fusi al magma vivente, ma questi presentavano tracce di abbigliamento grigio, anziché nero e lucente. Sono i miei amici del clan Graves e quello che scorgi là in fondo è Hector Hands. Sussurrò Zadok al suo alleato, mentre entrambi scendevano per il dirupo aggrappandosi alle sporgenze con estrema cautela. Celandosi dietro le asprezze rocciose, i due avanzarono al punto tale da udire in maniera soddisfacente ciò che i criminali mormoravano tra loro. Due di essi, un uomo obeso e un ragazzo dai radi baffetti, sembravano costretti controvoglia ad ascoltare i discorsi del loro capo. Hans parlava in modo esaltato. Con ampi gesti delle braccia indicava gli angoli mutevoli e distorti della cavità, che a quanto pareva suscitavano in lui un valore mistico anziché aberrante. Anni a leccare i piedi al vecchio, a pelare con mercianti pezzenti e a spassarmela con puttane dal puzzo di alcol, e mi sembrava vita. Finalmente è come se avessi sempre voluto questo senza sapere che esistesse. Capo, i ragazzi, perché li abbiamo sacrificati? Chiodi rossi, Skull Face, TNT Punch, piagnucolò il giovane dall'aria contrita. Dimentica quei falliti. Dietro questo velo, lui chiama chi può sentirlo. Ha fame di materia per diventare parte stessa di questo mondo. Essi non vivono nelle menti, ma fra le menti. Ia! Ia!
Il Cobra Nero indicò a Zadok le pistole di entrambi e gli obiettivi dinanzi al muro duttile e violaceo, pulsante di un'energia non di questo mondo. Sommando i proiettili di tutti e due, avrebbero potuto farcela a stendere il trio di malfattori, specie con il fattore sorpresa. L'uomo in nero si alzò in piedi, superando la stalagmite che lo celava, e puntò le Luger verso Hans. Il capo del clan Graves sarebbe stato il primo a cadere. Ma il familiare rumore del cane che veniva armato dietro la sua nuca rese questo proposito irrealizzabile. Qualcuno di voi galantuomini può aiutarmi a spennare questo pollo? Strillò la voce stridula di Zadok. I tre malfattori si voltarono. L'espressione di Hans era un cupo delirio di trionfo. «Ah, tu che un tempo eri metà di lui, finalmente sei qui! Ora so tutto, saprò tutto! Lui ti vuole per concludere il vostro patto!» «Trovatevi una stanza, piccioncini, e magari occupatevi della pistola!» Ribatté Zadok, accennando con la testa all'arma nella mano del suo furente ostaggio. L'uomo obeso si protese a ghermire le Luger del Vendicatore in nero. Ci mise un secondo in più del dovuto a notare che il bersaglio della Colt di Zadok era diventato lui. «Intendevo questa di pistola», disse subito dopo aver premuto il grilletto. Centrata in pieno collo, la grande sagoma si era abbattuta con le spalle al suolo, mentre un altro colpo era detonato in direzione della fronte del giovane con i baffetti. Il Cobra Nero, appena intuita la manovra, si era gettato a terra, rotolando per allontanarsi il più possibile dalla linea di tiro. Fece appena in tempo a vedere Hans che come un treno era partito in direzione del suo alleato. Zadok sparò altri due colpi, entrambi si abbatterono sulle massicce mani grigiastre del bersaglio, poste a difesa del volto, e all'impatto con quella superficie di arcana origine rimbalzarono schizzando come impazzite. Zadok non si era ancora ripreso dallo stupore che quei poderosi magli lo avevano raggiunto. Un diretto ridusse in frantumi buona parte delle ossa della parte destra del volto. Un pugno portato dal basso verso il ventre lo sollevò da terra scagliandolo contro la parete rocciosa. Zadok atterrò prima di faccia e poi con il resto del corpo, abbattendo con il suo peso due colonnette che sporgevano dal terreno. «Tu sei Shaggai, vero? Tutti uguali voi maniaci. A proposito di maniaci...» Si voltò in direzione della sua nemesi, fatica vana, già che questa lo aveva raggiunto balzandogli al collo. I due uomini avvinghiati lottarono sul terreno per quella che sembrò un'eternità. Il Cobra aveva dalla sua una ferocia alimentata da un quarto di secolo di guerra contro il male, ma Hans aveva un corpo massiccio e vigoroso, una brama di potere che lo aveva portato alla soglia della conquista di Kainsport e due mani capaci di sfondare un muro di cemento. Sebbene fosse costretto a terra dal peso del suo avversario sopra di lui, Hans lo stringeva al collo in una morsa micidiale. Il Cobra ricordò involontariamente quante volte era stato lui a infliggere quella pena ad altri e trovò ironico che fosse il modo con cui sarebbe morto. Quelle mani sporche di sangue ora si contraevano per la mancanza di aria. Guardò le mani, o meglio, ciò che era posto su di esse. Il trapezoedro brillante che aveva ancora al dito saettò un barlume di luce malevola, come se le loro volontà si fossero sintonizzate. Con uno spasmo il Cobra avvicinò la mano sinistra alla destra, sempre di più, mentre Hans bestemmiava orribili ingiurie e minacce sanguinarie. L'anello si staccò dal dito e si fiondò all'interno di quelle fauci umide e bestiali. Hans si accorse del corpo estraneo che gli si era piantato in gola e cercò di sputarlo, ma ora Solomon stava mettendo tutte le sue forze nel bloccargli la bocca affinché non ci riuscisse. Il capo del clan Graves si agitava in maniera inaudita. Gli occhi schizzavano in cerca di una salvezza che non poteva giungere. Per quasi un minuto, che sembrò durare un'ora, la lotta tra quelle due titaniche volontà restò in bilico, per poi culminare con la vittoria del flagello di Kainsport, quando il corpo di Philip Hans smise di muoversi per sempre. Il Cobra Nero respirò profondamente e si massaggiò il collo dolorante. Una serie di brevi, sommessi gemiti lo richiamarono all'attenzione. La parte superiore di Zadok produceva alcuni spasmi. Solomon gli ripulì il volto dai detriti, sollevandolo leggermente. «Zadok, non
Non dirmi che l'hai fatto per me. Non me la bevo. Non credevo di crepare, idiota. Tanto, mondo in malora, non mi mancherà. Fai valere. Io non sono... Furono le sue ultime parole. Non sei la mia ombra. Adesso l'ho capito. Riconobbe il flagello di Kainsport con un tono di voce che gli uscì involontariamente addolorato. Il cobra nero si rialzò. La sua presenza non era l'unica in vita. Vi era una volontà palpitante, sebbene non umana, al di là di quella parete non più fatta di roccia. Avvicinò le mani e sentì una sorta di battito cardiaco, mentre la cedevole gelatina violastra non opponeva resistenza, ma anzi lo invitava a proseguire con la spinta. Il muro cedette e Cain Solomon si ritrovò immerso in una forma, una sostanza, un universo simile a una meba viola che tutto permeava e invadeva. C'eri quando tutto è iniziato. Mi sembra giusto che tu ci sia anche quando tutto questo finirà. Solomon riconobbe la sagoma del faraone dai lucenti ornamenti e dalla pelle d'ebano che aveva già incontrato nelle terre del sogno. Evidentemente quella era la forma che definiva l'entità insediatasi nel mondo delle Dreamland, che poteva esistere in maniera separata da quella presente nel mondo materiale. Il disco di Xinayan reagiva alla presenza del caos strisciante che infestava quell'interstizio di realtà. Solomon lo estrasse dalla giacca e vide che risplendeva dello stesso bagliore dell'alveolo nel quale era confinato. Se era di qualche utilità, doveva servirsene in quel contesto. Un manufatto frutto della devozione a entità di basso rango come Yig e Cthulhu. Non vedo come possa esserti di utilità. Sogghignò l'empia manifestazione alla vista dell'arcaico artefatto. Solomon non trovava la forza per dubitarne, però un pensiero lo sfiorò. A cosa accennavano gli esecrabili vortici pnacotici? Un messia nefasto e splendente presente all'inizio e alla fine del tempo. Era forse quello il punto nel quale spazio e tempo avrebbero cessato di avere distinzione? Dove l'immaginazione avrebbe plasmato un nuovo corso degli eventi? Lo Yitiano aveva rivelato che i suoi compagni stavano abbandonando questo universo per saltare nel prossimo destinato a succedergli. Se si prospettava una realtà annichilita da quelli del di fuori, perché mai correre loro incontro? Eppure era scritto nel tempo che il mondo stesse per cambiare. Cthulhu, la somma di un uomo, di un drago e di una piovra. Perché mai è una tale chimera? Esplose tutto a un tratto il cobra. Il caos strisciante non rispose, apparentemente interessato al ragionamento che si prospettava. Perché tutti si ricordano sempre e solo di Cthulhu, sebbene non sia nemmeno uno dei più potenti fra di voi? Perché è l'incarnazione degli incubi. Gli incubi celati nell'ignoto marino, gli incubi annidati nell'inconscio umano e gli incubi materiali perpetrati dall'uomo stesso. Per questo ha tanta presa nell'immaginazione dei mortali, perché essi vi si rispecchiano. Questo significa che voi siete fatti di pensiero. Siete una somma di paure che sono reali solo quando noi ci convinciamo che lo siate. Il disco di metallo pietrificato risplendette galvanizzato dalla forza metafisica nella quale era immerso. Non posso annientare voi perché ora voi siete parte di questo mondo, ma in questo luogo nel quale la realtà si ridefinisce, con questo disco e con la mia volontà, posso infondere un marchio per far sì che voi non siate altro che incubi. Il marchio del cobra nero! Povera creatura terrena, cos'è la tua forza in confronto a quella del caos strisciante? Sibilò l'empia manifestazione. Amico, hai dimenticato di chi ero la metà umana fino a poco fa? E il mio odio brucia tanto da spazzare via il mondo intero! Io non voglio credere in voi! Chiuse gli occhi. E quando li riaprì, egli non era più. I cinque uomini riuniti erano la somma dei più grandi poteri economici, industriali, politici, religiosi e militari che avessero mai calcato questa terra.
Ciascuno di essi aveva aspetto, abbigliamento e portamento differente, ma tutti erano uniti da una cupa missione, il cui osceno tenore era testimoniato dai titoli degli aberranti tomi che sporgevano dalla capiente libreria a parete della stanza lussuosamente arredata. «Dunque, quali sono le vostre conclusioni?» domandò con tono contrariato l'uomo a capotavola, una figura longilinea dal portamento nobiliare fuori tempo. «È tutto scomparso, Mister L. Non soltanto il Monte Kadath, ma Kainsport stessa. La città non compare più nelle mappe, come se non fosse mai esistita. La nostra memoria è l'unica prova di cosa sia avvenuto.» «Questo è perché noi siamo i creatori di questo mondo, Mister S. Siamo stati noi a scoprire le nobili potenze che permangono tra le menti, legittimi dominatori di questo e di tutti gli altri mondi. Il culto della Fiamma Gialla ha puntato tutto sul rendere Cain Solomon, alias il Cobra Nero, il tramite tra le due metà del caos strisciante, rispettivamente situate al centro della Terra e in orbita attorno al Sole. Anche quando questi è diventato l'incarnazione della metà della Terra, abbiamo continuato a finanziare il culto, sperando che riuscisse a completare l'unificazione. Il nostro piano di richiamo di colui che ulula nella notte tramite la suggestione collettiva aveva maggiori chance di avere successo.» «Dunque, Mister H, lei crede che il Cobra Nero abbia rivoltato il nostro piano contro di noi?» domandò il capo riunione, come a interrogare se stesso. «Temo di sì. Non c'è più traccia dell'esistenza di quelli di fuori su questo piano. Anzi, una traccia esiste, ma è relegata ai racconti di narrativa popolare. Sembra che il nostro avversario, non potendo eliminare ciò che era diventato parte del suo stesso mondo, abbia modellato l'inconscio collettivo per fare assorbire al suo interno le profanazioni di Eldritch. Ora esse esistono sotto forma di idee che certi autori ispirati rielaborano per le proprie opere di fantasia. Ho già trovato alcune riviste pulp che risentono di questa influenza», concluse l'uomo cupo. «Questo potrebbe tornare a nostro vantaggio. Non oggi, non domani, ma un giorno tali idee potrebbero diventare note a tutta l'umanità. Creazioni dell'incubo nate dalla penna potrebbero essere scambiate per divinità realmente esistite ed esistenti e acquisire un peso reale», disse un altro partecipante. «Molto giusto, Mister D. L'immaginazione è la chiave di tutto», riconobbe Mister H. «Quando tutti saranno convinti della reale esistenza dei nostri padroni, allora essi torneranno ad avere un'esistenza materiale, a calcare questa terra. Serviranno anni, forse decenni, ma se non noi, i nostri successori potranno vedere ciò avverarsi. Non è d'accordo, Mr. B? La vedo pensieroso.» «Mi chiedevo perché mai il caos strisciante nella sua onnipotenza ha permesso che un mortale sovvertisse i propri piani e se fosse che ambisse proprio a questo, a rimandare l'imminente distruzione per realizzare qualcosa che nemmeno noi possiamo concepire un domani quando le stelle saranno allineate in modo corretto», espresse l'uomo timoroso. «Ma...» obiettò Mister H con tono esitante. «Il Cobra Nero è stato strumentale in tutto ciò. Perché mai avrebbe dovuto accondiscendere a questo progetto?» Poi, con un rantolo di voce, aggiunse: «Cosa mai potrebbe aver richiesto in cambio?» «Provate a indovinare», enunciò una voce sepolcrale, gelida e inumana, proveniente dall'etere stesso. E due Luger fecero fuoco. Fine.